Continua la perdita di occupati nel settore metalmeccanico. A Genova parliamo di Ecasindel. Che cosa sta succedendo? Allora, un'azienda storicamente genovese, perché è nata intorno agli anni 80, che produce simulatori navali, perciò il modo di la scuola di utilizzare tutti gli apparecchi di bordo ai studenti dei nautici italiani oppure ai marinai della Marina Militare. Questa azienda storica è stata assorbita da un gruppo francese, il gruppo Ecasindel, che a sua volta poi è controllato dal gruppo, dall'holding Gorgé, e ha problemi di mercato, ha detto dalla loro direzione, e di conseguenza due anni fa voleva procedere al licenziamento di 3 lavoratori. La trattativa portata alla Fiome dai delegati interni si è trasformata in un contratto di solidarietà che è stato poi prorogato, perciò 12 mesi del primo contratto più 8 mesi solamente, perché l'azienda ci comunicava che vedeva dei nuovi ingressi di lavoro, perciò necessitava dell'organico a tutta forza piena, a tempo pieno. A quel punto l'azienda, finiti gli 8 mesi, ci ha comunicato invece una procedura di licenziamento di 14 su 25 reali. Perché? Perché da un'azienda di 35 lavoratori si è passata ad un'azienda di 28 contraddimensionari, perché le persone che aveva un po' di mercato ha cercato un altro lavoro e se n'è andato, tristemente accettando anche condizioni di lavoro peggiori di quelle, però con la garanzia di avere uno stipendio. È un po' il solito gioco al ribasso delle multinazionali che sta succedendo qua a Genova? Penso di sì, perché se si vuole tenere aperta questa azienda, un'azienda di 35 lavoratori, la trasforma in azienda di 11 lavoratori, vedo che difficilmente ci sarà un sviluppo del prodotto così altamente qualificato. Tra l'altro, appunto, è un'azienda metalmeccanica che fa un prodotto molto qualificato, è difficile che perda tutte le commesse. Si parla di NATO, ad esempio. Lavorano per ambienti militari, ambienti civili, non ho le competenze complete per dire com'è il mercato. Sicuramente è un prodotto di nicchia che può essere difeso. Per questo il 31 scenderemo in sciopero, proprio perché vogliamo difendere il tessuto industriale anche di una certa qualità nella nostra città. Pensiamo che con una cassa integrazione straordinaria ci sia il tempo per riorganizzarsi e per ripartire, e sicuramente di non svuotare la struttura aziendale portandola a 11, perché c'è un'aziendina che difficilmente riuscirebbe a reggere il mercato rispetto ad altri competitor internazionali, a tal punto che immaginiamo o supponiamo che il gruppo francese voglia portarsi in casa il prodotto e non più a Genova.